Continua il momento d'oro dell'Ital Nuoto, l'ennesima medaglia d'oro, questa volta portata da 4x50 stile, una staffetta che ha sorpreso tutti in un finale super concitato, dove comunque gli azzurri sono riusciti a portare a casa questa grandissima medaglia d'oro con delle frazioni importanti, zazzeri da 24, comunque tutti i frazionisti sono andati veramente forti, insomma li citiamo. Frigo, Miressi e De Plano, è veramente una grandissima medaglia che ci fa vedere come siamo ormai capaci di spaziare un po' in tutte le discipline e levarci ovunque delle soddisfazioni. Mancano ancora 2 giornate di gare e abbiamo già abbattuto il record storico di medaglie ai campionati mondiali in vasca corta, quindi sicuramente anche questa sarà un'altra edizione del record per la nostra nazionale. I due atleti a livello individuale di oggi sono stati senza dubbio Mora, che ha conquistato la medaglia d'argento nei 50 dorso, per lui che in vasca corta è sempre stato un atleta forte, ma che a livello individuale ancora non era riuscito a togliersi una soddisfazione del genere, però ha dimostrato nell'ultimo periodo di essere diventato un atleta veramente solido, quando prima invece magari era un po' discontinuo nelle prestazioni, invece anche lui ha detto che la ISL gli è servita comunque come esperienza per imparare anche a gestire la tensione, perché prima ha ammesso che lo ingannava un po', invece ora è un martello, insomma, nelle prestazioni, riesce a migliorare di turno in turno, di settimana in settimana, e si è tolto questa grandissima soddisfazione. E tra l'altro Mora, nella gara dei 50 dorso è stato, insomma, fino all'ultimo un po' in dubbio il suo risultato, perché lui fa delle apnee sempre molto spinte, sempre al limite dei 15 metri, e questa volta ci ha lasciato un po' col fiato sospeso, perché sembrava forse anche uscito oltre, invece per fortuna, insomma, il risultato è stato confermato. Per esperienza, insomma, si contano le gambate sott'acqua, e soprattutto in un 50 comunque sia le spingerà al massimo tutte e due, e avrà il suo numero di gambate che gli consente ormai studiato per uscire proprio al centimetro, però si lavora veramente sul filo dei centimetri in una gara dove comunque vai a giocarti il podio, la medaglia sui centesimi. Secondo me, giustamente, si è preso tutti i rischi possibili e gli è andata bene. E poi nei 100 misti c'è stata la bellissima medaglia di Thomas Ceccon, secondo me uno dei talenti più puri che abbiamo mai visto nelle nostre piscine, lo ha sempre dimostrato anche a livello giovanile, e quando era magari un po' discontinuo, però ora si sta affermando a altissimo livello in tantissime gare, cioè 100 misti magari sono la sintesi perfetta perché è bravo in tutto, però ancora non si capisce bene poi quale sia la sua gara di punta, perché ne fa veramente tante e tante fatte bene. Oggi ha gareggiato nei 100 misti, poi ha fatto la battuta dei 50 delfino, è stato schierato anche nella 4x200 stile libero, dove magari non ha brillato come si augurava lui e ci auguravamo tutti, però insomma arrivava dopo 3 gare. Si sono presi un rischio nello schierarlo che sinceramente mi sarei preso anch'io, perché alle assolute avevano dato 1,43 da fermo, in corsa ha sempre dimostrato di avere anche lui delle fasi subacquee veramente formidabili, è fortissimo a stile, lo dimostra il fatto che insomma è un medagliato all'Olimpiadi da 4x100. Il livello della staffetta è stato altissimo in generale, lui ha fatto 1,44, nel video sembrava veramente avesse fatto di più, poi in realtà non è che ha fatto poi un risultato da buttare via, però insomma si prende la grandissima soddisfazione da una medaglia individuale al mondiale, e secondo me continuerà a dare un apporto importante anche a tutte le staffette, perché come dicevo prima è veramente un talento importante della nostra nazionale.